fa una gita in montagna, partendo e tornando nella stessa località, sa che se inizialmente comincia salendo prima o poi dovrà discendere e se per caso comincia la sua passeggiata discendendo per tornare al punto di partenza prima o poi dovrà risalire. In altri termini, durante la propria passeggiata dovrà necessariamente transitare per un punto diciamo così, di quota massima o per un punto di quota minima. La traduzione in termini matematici di, questo, di questa semplice osservazione si può formulare così. Se abbiamo una funzione f, come sempre definita in un intervallo, supponiamo così, chiuso, a b, a valori reali, questa funzione la supporremo continua nell'intervallo a b e supporremo anche che almeno nei punti interni, questa funzione nei punti interni all'intervallo a b, questa funzione sia derivabile, e infine supponiamo ancora che f di a sia uguale a f di b. Ebbene, il teorema che ci apprestiamo a dimostrare afferma che in queste ipotesi, quindi ripeto f è continua, f' esiste ed è una quantità finita almeno per tutti gli x dell'intervallo aperto a b, in queste ipotesi dicevo il teorema che ci apprestiamo a dimostrare afferma che esiste almeno un punto interno all'intervallo a b. Il teorema non dice che ce ne sia uno solo, dice che ce n'è almeno uno, indichiamolo per esempio con la lettera greca xi, appartenente all'intervallo AB, b, tale che in questo punto xi la derivata prima si annulla. Così, la derivata prima si annulla. Questo teorema è noto in letteratura come teorema di Rolle, scritto così, Rolle. Da, nome, da un nome di un matematico francese, Michel Roll, che enunciò questo teorema verso la fine del Seicento. Per la verità, Roll enunciò questo teorema nel caso particolare delle funzioni polinomiali, ma questa restrizione è del tutto inessenziale. <coughs> Vediamo dunque come si possa giungere alla conclusione, alla tesi di questo teorema. Dunque, la funzione è continua nell'intervallo limitato e chiuso a b. Il teorema di Weierstrass abbiamo dimostrato in una delle lezioni precedenti, ci assicura che questa funzione è dotata di massima ed è dotata di minimo, vale a dire esiste un punto x1 in cui f di x1 raggiunge il proprio valore minimo, chiamiamolo che so m piccolo, e c'è un punto x2 in cui la, la funzione raggiunge il proprio valore massimo. Ora vediamo un po', è mai possibile che questi due punti x1 e x2 come dire, coincidano con gli estremi, x1 stia in A x2 in B o viceversa? Ma certo questo è possibile, ma in un caso estremamente particolare, se il massimo coincide, dato che la funzione assume valori uguali in A e in B, se x1 cadesse in A e x2 in B o viceversa, questo vorrebbe dire che m è piccolo uguale a m grande, dunque la funzione è costante, situazione che non possiamo escludere. Ma è chiaro che se la funzione è costante, in tutti i punti x dell'intervallo a B, la derivata prima è nulla, la derivata di una costante è zero, lo sappiamo bene. Quindi il teorema, come dire, è abbondantemente verificato. Escludiamo dunque questa situazione in qualche modo banale. Cosa vuol dire? Almeno uno di questi due punti, o quello di minimo e quello di massimo, è interno all'intervallo B, che so, supponiamo sia il punto di massimo x con 2. Ma che cosa sappiamo noi? Dunque il punto interno, la funzione l'abbiamo supposta derivabile in questo punto interno, questo qui è un punto di massimo, punto di massimo assoluto, quindi ha più forte ragione appunto anche di massimo relativo. Ebbene, noi sappiamo che i punti estremanti, interni all'intervallo, sono necessariamente critici, vale a dire la derivata prima in questi punti si annulla. E incidentalmente voglio segnalare che a questa dimostrazione, come dire in qualche modo non costruttiva, basata sul teorema di Weierstrass, si può affiancare un altro tipo di dimostrazione che sul testo di riferimento è riportata nella parte finale, quella dedicata al laboratorio, una dimostrazione che viceversa è in qualche modo di natura costruttiva, nel senso che questo punto XI, eh, la cui esistenza è affermata dal teorema di Rolle, può essere individuato progressivamente da una successione di intervalli, come più volte abbiamo detto, annidati o incapsulati, ciascuno dei quali ha lunghezza pari alla metà della lunghezza dell'intervallo al passo precedente, intervalli la cui intersezione è proprio questo punto XI, cioè che hanno in comune soltanto questo punto xi. Quindi io suggerisco ai miei ascoltatori che volessero affiancare a questa dimostrazione come dire... Non costruttiva, una dimostrazione costruttiva ad esaminare per conto proprio questo eh, argomento nella parte di laboratorio che è contenuta sul testo di riferimento. Naturalmente è chiaro che se io lascio cadere l'ipotesi che f di a sia uguale a f di b, è evidente che la tesi cade. Pensiamo che so alla funzione f di x uguale a x, qualunque funzione che sia o strettamente crescente o strettamente funzione come f di x uguale a x oppure mx più q con m diverso da 0. Funzione continua su qualsiasi intervallo compatto, la derivata prima è continua, ma non ci sono certamente punti di annullamento della derivata prima. Vediamo un po' che cosa ci può suggerire un'idea su come estendere questo teorema. Dunque, innanzitutto lo andiamo a rileggere insieme qui sul monitor, eh, l'abbiamo appena dimostrato. Il teorema di Rolle dice dunque a parole che se f è continua nell'intervallo a b, come si vede limitato e chiuso, derivabile almeno nei punti interni a tale intervallo e assume valori uguali negli estremi, allora esiste un punto interno in cui la derivata prima è senunia, in parole povere esiste un punto critico. Torniamo sul nostro foglietto, dicevo quale può essere un'idea per estendere questo teorema, generalizzarlo, ove cada l'ipotesi che f di A uguale a f di B. Vediamo un po', dunque, aiutiamoci con una piccola figura, noi abbiamo detto la funzione è tale, nell'ipotesi del teorema di Rolle, che f di A sia uguale a f di b, dunque il grafico è un grafico come dire, che parte e torna allo stesso livello. Abbiamo detto che esiste almeno un punto, qui in figura chiaramente ne esistono due, in cui la derivata prime è nulla. Ora dire che la derivata prime è nulla è tanto come dire che la retta tangente è disposta orizzontalmente, dunque è parallela, si dirà è parallela all'asse di Lecce, certo, ma è parallela anche alla secante che passa per i punti a, f di a, b, f di b. Bene, questo ci dà il suggerimento che cercavamo, dunque le ipotesi adesso diventano, sono le stesse di prima, meno una, quindi la f è definita e continua nell'intervallo a b, a valori reali, è derivabile almeno nei punti interni, f' di x esiste ed è un numero reale, almeno per x, x appartenente all'intervallo aperto, se poi la funzione è derivabile anche negli estremi non è che questo dia alcun inconveniente naturalmente. La tesi diventa, esiste almeno un punto xi, in cui accade che cosa? Accade che la derivata prima del punto xi è uguale a, al rapporto incrementale, potremmo dire, F di B meno F di A diviso B. Una cosa vuol dire questo geometricamente? Ma in qualche modo è implicito nella figura che ho fatto prima. Dunque adesso abbiamo una funzione che ha le stesse proprietà di regolarità che avevamo prima, ma non è più vero che F di A è uguale a F di B nessuna informazione su queste due quantità. Il teorema dice che esiste un punto xi, xi potrebbe stare qui, qui c'è a e qui c'è b, in cui accade che cosa? Dunque f' di xi è la pendenza della tangente al grafico per il, nel punto xi f di xi. Cos'è mai f di b meno f di a diviso b meno a? Beh, ma questo lo sappiamo da tempo, è il coefficiente angolare della secante che passa per i punti a f di a, b f di b. Dunque il teorema, come dire, Letto in questi termini geometrici è lo stesso di prima, c'è cioè un punto xi tale che la tangente al grafico nel punto xi f di xi è parallela alla secante passante per gli estremi. Questo è quello che generalmente va sotto il nome di teorema di Lagrange, lo leggiamo qui a monitor, se f è continuo nell'intervallo a b e derivabile almeno nei punti interni ad dall'intervallo, beh esiste un punto interno all'intervallo a b in cui la derivata vale f di b meno f di a diviso b a. Questo teorema... Dicevo, viene chiamato comunemente teorema del valore medio ed è associato al nome di, di eh, Louis, Giuseppe Luigi Lagrange, che era un matematico nato a, a, a Torino, chi va a Torino potrà trovare via Lagrange, nella, dove è situata la casa natale di Lagrange, il monumento a Lagrange, ma questo... È, mh, Precocissimo matematico, poco più che ventenne si trasferì a Parigi e trascorse tutto il resto della propria vita a Parigi. Talché i francesi, non del tutto a torto, lo considerano un matematico francese, diciamo un matematico italo-francese, nato in Italia e poi trasferitosi, trasferitosi a Parigi. Come si può dimostrare il teorema di Lagrange, il teorema del valore medio? Beh, lo possiamo come dire, ci possiamo ricondurre con un artificio. Alla, al teorema di Roll che già abbiamo dimostrato. Dunque facciamo così, vediamo di considerare una funzione ausiliaria, chiamiamola per esempio f grande, che sia la differenza fra f di x e una funzione che adesso ci andiamo a costruire, g di x, e questa funzione è scelta, diciamo così, da un lato una funzione molto semplice, polinomiale di primo grado, cioè a fine come si dice, quindi avente per grafico una retta è tale che f di a coincida con g di a, sarebbe forse più giusto dire g di a coincida con f di a, visto che g ancora non l'abbiamo costruita, il che è come dire che f grande è 0 in a, e ancora f di b si uguale a g di b. In parole povere, questa funzione g noi vogliamo che negli estremi dell'intervallo coincida con la f, per modo che la f grande negli estremi è nulla. Cosa prenderemo? La scelta a questo punto è obbligata, se io voglio che la funzione sia polinomiale di primo grado e coincide in a in b con la f, deve essere per forza la funzione il cui grafico è la secante che ho disegnato un momento fa, la secante che passa per i punti eh, A, F di A, B, F di B, quindi la G di X non può avere altro che un'equazione di questo tipo, diciamo F di a più, vediamo un po' se i nostri ragionamenti sono giusti, F di b meno F di a diviso b a, questa è una costante, potremmo chiamarla semplicemente m, tanto per dire, è la pendenza della secante più volte considerata, moltiplicato, lo scrivo magari qui, sposto un attimo il foglio per ragioni di visibilità, eh, moltiplicata per x a. Dunque vediamo se abbiamo fatto bene, facciamo una sorta di verifica. Dunque se x è uguale ad a, questa quantità si annulla, quindi g di a è uguale a f di a. Se x uguale a b, b a e b a si semplificano, trovo f di a più f di b meno f di a. Direi che siamo come dire, a cavallo, eh? abbiamo trovato la funzione che cercavamo. Dunque, la mia funzione f grande vale dunque f di x meno f di a che più, questa costante, questo rapporto incrementale costante, abbiamo detto avrei potuto anche battezzarlo velocemente, m, che moltiplica x meno a. Bene. Questa funzione f grande verifica le ipotesi del teorema di Rolle, perché ripeto, negli estremi si annulla, dunque verifica anche la tesi del teorema di Rolle. Esiste un punto x in cui la derivata prima si annulla, ma vediamo un po' chi sarà mai la derivata f grande primo di x. Beh, presto fatto, è f piccolo primo di x, questa è una costante, questo pure è un blocco costante, quindi la derivata di questo prodotto è questa costante per la derivata del secondo fattore, che evidentemente è 1. Morale, viene fuori. Qui naturalmente ho sbagliato un segno perché devo sottrarre g, quindi qui non c'è più ma c'è meno, chiedo eh? scusa ai miei ascoltatori, ho sottratto g, g f di a più. Quindi viene meno questo rapporto, che non sto a ricopiare così incorniciato, il teorema mi assicura che esiste un punto xi in cui questa derivata è nulla. Beh, questo è tanto come dire che esiste un punto xi in cui ho che f' di X è uguale a questo rapporto, f di b meno f di a, fratto b-a, cioè proprio la tesi del teorema di Lagrange, che a questo punto è perfettamente dimostrato. Questo teorema di Lagrange, pur nella sua eh, semplicità, mette alcune conseguenze veramente diciamo, notevoli. Noi, abbiamo, noi sappiamo da tempo e l'abbiamo ricordato anche poco fa, che se una funzione è nulla, chiedo scusa, se una funzione è costante, la sua derivata è ovunque nulla. Sarà vero anche il contrario? Ma intuitivamente ci sembra di poter dir di sì. Se una funzione ha derivata nulla in tutti i punti di un intervallo, cosa vuol dire la retta tangente? Tutti i punti sono punti critici, come dire. Una funzione in cui tutti i punti di un intervallo sono critici, la retta tangente è disposta orizzontalmente, ma è possibile che questa funzione sia diversa da una funzione costante? Intuitivamente la cosa sembra vera, ma è proprio così. Quindi l'abbiamo anche scritto qui a monitor, se una funzione ha derivata nulla in tutti i punti di un intervallo, S è costante su tale intervallo. Se vogliamo essere diciamo, sicuri al 100%, basta applicare il teorema, dunque abbiamo una funzione F, per cui F' di x uguale a 0 per tutti i punti x di un intervallo I. Così. Prendiamo due punti qualunque di questo intervallo, per esempio li potrei chiamare, così facciamo anche un po' di ginnastica intellettuale, i punti in questione non è che si devono per forza chiamare A e B, si possono chiamare x1, x2, si possono chiamare x con 0, x, perché no? Quindi prendiamo due punti generici x con 0, x dell'intervallo I e proviamo a applicare il teorema di Lagrange all'intervallo di estremi x con 0, x. E il teorema di Lagrange mi dice che esiste un punto xi dove esiste, ma compreso fra x con 0 e x, non so esattamente dove sta, so che c'è, ce n'è almeno uno. Che mi fa il piacere è che f' di xi è uguale a f di x meno f di x con 0 diviso x meno x con 0. Ma d'altra parte so che la derivata è nulla in tutti i punti, quindi in particolare nulla nel punto x, sì, ma allora siamo giunti al capolinea, perché se questo rapporto è nullo vuol dire che f di x uguale a f di x con 0 e x è un punto qualunque, dunque la f di x è costante al valore che sa nel punto x con 0. Non solo, ma possiamo, adesso cancello questa uguaglianza, Possiamo subito dire questo. Supponiamo di sapere che una funzione ha ah, non derivata nulla in tutti i punti, ma che so, ha derivata positiva in tutti i punti di un intervallo. Così. Beh, ma allora possiamo ripetere il ragionamento di prima. Se la derivata è ovunque positiva, consideriamo il rapporto incrementale così, relativo a due punti x x con 0. Dunque se x è più grande di x con 0 questo rapporto deve essere positivo perché mi deve, deve coincidere con la derivata prima in un opportuno punto xi, la derivata è ovunque positiva. Dunque quando x è maggiore di x con 0, f di x è maggiore di f di x con 0, e quando x è minore di x con 0, f di x è minore di f di x con 0, ma x con 0 e x sono due punti qualunque, potrei anche scrivere, che so, invece che x con 0 e x potrei scrivere x1, x2, non cambierebbe nulla, potrei considerare due punti, x1, x2 distinti fra loro e scrivere f di x2 meno f di x1 diviso x2 meno x1, e questo è uguale a f' di xi in un opportuno punto xi compreso fra a e b. Allora, ripeto, se io possiedo l'informazione che la derivata è ovunque positiva, e anche questo rapporto incrementale è positivo, quali che siano x1 x2, e ripeto, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se x2 è più grande di x1, f di x2 è più grande di f di x1. E viceversa, se x2 è più piccolo di x1, f di x2 è più piccolo di f di x1. Ma questo vuol dire che la funzione è strettamente crescente. Ci vuole poco a capire che se la mia ipotesi è che la derivata è minore di 0 ovunque, la funzione è strettamente decrescente. Dunque, quella cosa che abbiamo più volte anticipato nelle lezioni passate, la leggiamo qui a Monitor, è vera, diciamo, ed è vera in virtù del teorema di Lagrange. Se una funzione ha derivata maggiore o uguale a 0 in tutti i punti, eh, io prima ho supposto che la derivata fosse maggiore di 0, se fosse maggiore o uguale tutto si ripete, salvo che, anziché essere sicuri che f di x è maggiore, posso dire che f di x è maggiore o uguale, oppure è minore uguale, quindi ecco il doppio enunciato che sta scritto a monitor, torniamo sul monitor. Quindi se una funzione è derivata maggiore o uguale a 0, S è crescente, crescente in senso lato, diciamo. F di x1 è minore o uguale di f di x2, se x1 è minore di x2. Se poi la derivata è maggiore di 0, la funzione è strettamente decrescente, che è quello da cui avevo cominciato a ragionare. Ehm. Abbiamo visto questo teorema del valore medio e abbiamo intravisto le sue, diciamo, delle sue, alcune sue possibili conseguenze. Un ulteriore teorema ehm, di notevole importanza è un teorema che, come dire, estende ulteriormente il teorema del valore medio, un teorema dovuto a Cauchy, già compare nel monitor e anche eh, alle mie spalle. Possiamo leggerlo subito, poi lo Facciamo un po' l'incontrario, questa volta leggiamo prima a monitor e poi andiamo a vedere come dire, le, 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 la dimostrazione sul nostro foglio. Teorema di Cauchy, dunque abbiamo questa volta non una funzione, ma abbiamo eh, due funzioni, f e g, con le consuete ipotesi, sono continue in un intervallo a b, derivabile almeno nell'intervallo interno. Ehm, devo fare un'altra ipotesi che qui non sono riuscito a infilare nel monitor per ragioni di spazio, la dico a parole poi la la, la, la scriverò sul foglietto. Devo supporre ancora che G di B sia diverso da GDA. Di mm? di di Bene, in questa ipotesi esiste un punto xi, sempre appartenente all'intervallo aperto AB, in cui accade una di queste due cose. O tanto F' come G' si annullano, oppure accade che il rapporto F' diviso G' coincide con F di B meno F di A diviso B A. Dicevo questo teorema è dovuto a Cauchy, chi era Cauchy? Cauchy era un matematico francese, Agostin-Louis, Agostino Luigi Cauchy, scritto così, come già si è letto a eh, Monitor, autore di un celeberrimo trattato, un corso di analisi matematica, eh, edito intorno agli anni 1820, all'Ecole alla Polytechnique, alla scuola politecnica di Parigi. E Cauchy stesso era in un certo senso un ingegnere, si firmava ingegnere di ponti e strade ingegnere e matematico, a quell'epoca non c'era una distinzione così rigorosa come c'è adesso fra i cultori delle varie discipline. Dunque diciamo per bene le ipotesi com complete, diciamo, mentre a Monitor ho dovuto sacrificare qualcosa. Dunque abbiamo due funzioni, dicevo f e g, entrambe eh, definite e continue sull'intervallo così limitato e chiuso a b e come al solito a valori reali. E supponiamo, abbiamo detto che G di A non sia uguale a G di B, quindi G di A sia diverso da G di B, e supponiamo che in tutti i punti, almeno in tutti i punti interni dell'intervallo AB esistano e siano finite, e la derivata prima, tanto della F quanto della G, quindi esistono almeno per tutti gli X dell'intervallo aperto AB. Bene, dice il teorema di Cauchy, delle due luna o esiste un punto xi interno all'intervallo AB in cui f' di x e g' di x sono entrambi nulli, <ride> oppure se ciò non accade, per esempio questa prima alternativa certamente non accade se io possiedo un'ulteriore informazione che g' di x è diverso da 0 per ogni x, si va di bene che se g' di x è diverso da 0 per ogni x, automaticamente per così dire è verificata la condizione g di a diverso da g di b, perché? Ma in virtù del teorema di Rolle, perché se per avventura g di a fosse uguale a g di b, applicando il teorema di Rolle alla funzione g, troverei l'esistenza di un punto in cui la derivata della g sia nulla contro l'ipotesi che io ho fatto. Quindi, diciamo così, se io facessi l'ipotesi che g' di x è diversa da 0 per ogni x, questa, questa, questa che è la, una delle ipotesi del teorema, diciamo così, nella sua formulazione completa, sarebbe automaticamente verificata e questa prima alternativa certamente non si verifica. Torniamo a noi. Dicevo, nell'ipotesi che abbiamo ammesso o c'è un punto xi in cui le derivate si annullano entrambe, oppure se in questa ipotesi non è verificata, esiste un punto xi in cui accade che il rapporto F' di X diviso G' di XI vale F di B meno F di A diviso G di B meno G di A e qui si capisce bene perché o diciamo così, dovuto fare l'ipotesi che GDP sia diverso da GDA, perché altrimenti qui abbiamo messo denominatore la quantità 0, che sappiamo è un'operazione perfettamente insensata. Prima di intraprendere la dimostrazione di questo teorema, che peraltro è molto simile alla dimostrazione del teorema di, eh, di Lagrange, del teorema del valore medio di Lagrange, ehm, mi preme fare questa osservazione. Vediamo cosa accade nel caso particolare, possiamo anche farlo a mente senza scrivere nulla, che cosa accade nel caso particolare in cui g di x è la funzione x, la funzione identità. Certamente tutte le ipotesi del mio teorema sono verificate, anche la condizione g di a diverso da g di b, perché se g di x è uguale a x, g di a è a e g di b è b, non c'è ombra di dubbio. Il teorema, diciamo, si ricade nel teorema di Lagrange, perché eh, abbiamo detto g di b e b, g di a e a, quindi g di b meno g di a diventa semplicemente b meno a. Se la funzione g di x uguale a x la sua derivata in tutti i punti vale 1, quindi come ben si vede si ricade nel teorema di Lagrange. Così come, avrei dovuto dirlo prima, se nel teorema del valore medio di Lagrange noi reintroduciamo per così dire l'ipotesi f di b uguale a f di a, ecco che ritroviamo il teorema di Rolle, per l'ottima ragione che il rapporto incrementale f di b meno f di a diviso b meno a, se f di a uguale f di b a numeratore c'è 0 e quindi ritroviamo il teorema di roll in altre parole questi tre teoremi sono come dire tre teoremi messi eh, così in cascata eh? Lagrange eh, generalizza roll e Cauchy generalizza eh, Lagrange un'altra cosa che forse ho dimenticato di dire lo faccio adesso eh, non sempre si riesce a, a a seguire un ordine perfettamente logico, abbiamo riconosciuto un momento fa che, per esempio, se la derivata seconda è maggiore di 0 in tutti i punti di un intervallo, allora la funzione è strettamente crescente, mentre se la derivata è minore di 0 in tutti i punti di un intervallo, la funzione è strettamente decrescente. Ci si chiede, vale anche l'incontrario? Beh, no, perché per esempio la funzione x al cubo che ovviamente è strettamente crescente su tutto R, ha un punto, che è l'origine, x uguale a 0, in cui la derivata si annulla. Quindi se una funzione è crescente, anche strettamente, è la sua possiamo dire che la derivata è maggiore o uguale a 0, in quanto è il limite di un rapporto incrementale positivo, ma noi sappiamo che una funzione positiva può tendere a un limite positivo o nullo, così come se una funzione è strettamente decrescente, possiamo dire soltanto che la derivata è minore o uguale a 0, ma non possiamo escludere che in qualche punto questa derivata s'annulli. Questa era una cosa che andava detta, diciamo, a corollario, a commento del teorema di Lagrange. Vediamo questo teorema di Cauchy, ma dunque l'idea è un po' la stessa del, della dimostrazione del teorema di Lagrange, cioè l'idea è quella di costruirsi, come dire, una funzione ausiliaria f grande di x e che si ottenga dalla funzione f piccolo di x togliendo, diciamo così, eh, un'altra funzione. Ora questa volta la scelta corretta è proprio quella che si ottiene dalla funzione ausiliaria che abbiamo considerato per la dimostrazione del teorema di Lagrange, come dire sostituendo x con g di x e a con g di a. Quindi la scelta è questa, guardate la, la scrivo, poi ci limitiamo a verificarla. Dunque f di x meno f di a meno, un rapporto simile a quello di prima, f di B meno f di A, simile ma dividendo per GDB di B meno g di A, così, tutto moltiplicato per g di x meno g di A, così. Vediamo cosa accade di questa funzione ausiliaria. Niente, accade che questa funzione, diciamo, se la calcolo per x uguale ad A, viene gda di a meno g di A, qui viene 0, e qui viene f di a meno f di a, e quindi viene 0. Questa funzione è inutile dire che è continua, derivabile al pari della f piccolo, e dato che la sua continuità e derivabilità dipende dalla continuità e derivabilità delle funzioni f piccolo e g piccolo. Se la calcolo per x uguale a b, vediamo, si può fare a mente, viene f di b meno f di a, poi viene, qui viene g di b meno g di a, ma g di b meno g di a si semplifica con g di b meno g di a, Morale viene F di B meno F di A meno F di B meno F di A. Beh, viene ancora zero. Dunque, esattamente come per la dimostrazione del teorema di Lagrange, questa funzione ausiliaria verifica l'ipotesi del teorema di Rolle. E dunque, verificando le ipotesi ne verifica anche la tesi. Il che vuol dire che esiste un punto xi in cui la derivata prima... Vediamo di fare due passaggi in uno. dunque Vediamo di scrivere così al volo la derivata prima di F grande nel punto xi e la uguagliamo a zero. Dunque, se derivo questo viene f' di x, quindi calcolata nel punto x viene f' di x, così. Questa è una costante, eh, la potrei chiamare m, tanto per dire. Quindi quando derivo questo blocco viene questa costante, andiamola pure a ricopiare, f di b meno f di a diviso g di b meno. G di A per la derivata di, questa, di questo prodotto che è evidentemente G' calcolato nel punto XI. Il teorema afferma che tutto questo, cioè esiste un punto X in tutto questo vale 0. Allora si badi. Se per avventura G' di X uguale a 0, questo prodotto si annulla e dunque necessariamente si annulla anche F'. Quindi una prima eventualità è che nel punto X si annullino entrambe le derivate. Ma se G' di X non si annulla, allora evidentemente questo è tanto come dire che f' di xi è uguale a f di b meno f di a diviso g di b meno g di a che moltiplica g' di xi e a questo punto basta prendere questo g' di xi che ho detto non è zero, portarlo al denominatore e si ottiene la tesi del teorema di, eh, Cauchy, teorema di, di Cauchy. nella nella, nella, nella seconda eventualità prevista. Dunque si prati bene che potremmo dare, possiamo dare anzi un'interpretazione anche geometrica, direi meccanica, starei per dire, cinematica di questo, di questo teorema. Ehm, dunque intanto posso scrivere così, diciamo, che eh, potrei scrivere in questo modo, guardate, F' di xi diviso f di b meno f di a uguale a g' di x diviso g di b meno g di a. Vediamo un momentino, immaginiamo questa situazione, facciamo un cambiamento di nomi, no? cosa che così, è sempre un po' faticosa all'inizio, ma è bene addestrarsi in queste cose. Facciamo un cambiamento di nomi, chiamiamo la variabile indipendente t, questo non è vietato. E variabile indipendente t. E immaginiamo che di avere due funzioni x uguale a f di t, così, e y uguale a g di t, dove t per esempio è, immaginiamo un tempo. Allora che, che cosa sono queste due equazioni? Queste due equazioni rappresentano quella che si dice, costituiscono quella che si dice la rappresentazione parametrica di un cammino nel piano xy, no? quando diciamo, t va da A a B, il punto di coordinate xy descrive una certa curva nel piano, che parte da un punto di coordinate F di A, G di A e termina nel punto di coordinate F di B, G di B, e questa è una curva continua perché F e G li ho supposte continue e il fatto che io abbia, ho supposto che in tutti i punti, almeno i punti interni all'intervallo in A B, esistano F' e G', ci dice che questo cammino, che può essere anche così, trecciato, eh, questo è il punto. Attenzione, questa è l'asse x in questa rappresentazione e questa è l'asse y, eh? quindi questo è, il punto, diciamo, è il, punto, eh, il punto mobile, parte da questo punto che ha coordinate, ripeto, f di a, a f di a è ordinata g di a, e questo è il punto iniziale, termina in questo punto che ha coordinate mh, f di b. Di B. Dicevo, il, il, la coppia F' di T, G' di T rappresenta quello che si chiama il, quello che è il vettore tangente, sarebbe il vettore velocità. Se immagino che questo sia un punto mobile, eh, questo vettore, se questo è il punto, la posizione occupata all'istante T, allora il vettore che ha per componenti F' di T, G' di T, questo qui è il vettore velocità. Ora allora vediamo come si legge il teorema di Cauchy. Dunque, il... Questo mi dice che c'è un istante xi in cui F, le componenti del vettore velocità F'G', come ben si vede da questa uguaglianza, sono, per così dire, sono proporzionali alle componenti del vettore FdA, FdB, FdA e GdB-GdA. Cosa diavolo è il vettore che ha queste componenti? È il vettore spostamento, il vettore che congiunge il punto iniziale col punto finale del mio cammino. Quindi ripeto f' di t, g' di t sono, rappresentano il, le componenti del vettore velocità all'istante t, f di b-f di a, g di b-g di a sono le componenti del vettore spostamento, quello che congiunge il punto iniziale col punto finale. Il teorema dice, dice appunto che esiste un istante xi in cui questo vettore velocità ha la medesima direzione, anche se non necessariamente il medesimo verso, di questo vettore. Dove sarebbe qui in figura? Beh, io lo immagino qui, per esempio il vettore velocità. E disposti in questo modo, ma questo vettore è come dire parallelo al vettore spostamento. In altre parole, se io mi muovo da un punto a un altro del piano con un movimento continuo, è tale che facciamo un'altra figura più semplice. Immaginiamo che la curva non sia così eh, intrecciata su se stessi: io parto da qui, arrivo qui, eh, come prima. Abbiamo un'interpretazione simile a quella del teorema di Lagrange, cioè un punto in cui il vettore velocità è parallelo al vettore spostamento, anche se, ripeto, non necessariamente parallelo ed equiverso nella figura che avevamo fatto prima. Si vede bene che se il punto si muove in questa direzione, il vettore spostamento è messo così e l'unico punto qui in figura in cui il vettore abbia la stessa direzione, il vettore velocità, il vettore tangente, diciamo, ha la stessa direzione della, del vettore spostamento e in questa posizione la direzione è la stessa ma il verso è opposto. Questa dunque è l'interpretazione geometrica di questo teorema. di Cauchy che in letteratura spesso è citato, così traducendo un po' a braccio dal francese, teorema degli accrescimenti finiti, al solito o incrementi finiti, al solito questa parola incremento non va intesa nel senso così corrente come sinonimo di aumento, ma piuttosto come sinonimo di variazione. Quello che Cauchy chiamava l'accrescimento finito, la variazione finita era proprio la differenza F di B meno F di A, la variazione subita dalla funzione F e analogamente G di B meno G di A era la variazione, eh, incremento in senso, senso lato, subito dalla variazione G. Ecco dunque che questo teorema fa intervenire questi due incrementi, la parola finito qui all'epoca di Cauchy veniva intesa come contrapposta, l'aggettivo finito veniva inteso come contrapposta all'aggettivo infinitesimo, e quindi questo teorema appunto è un teorema che riguarda le variazioni, diremo noi oggi, subite dalla funzione F e dalla funzione G nel passaggio da A a B. E una possibile interpretazione geometrica è quella che io ho dato. Ora, dato che abbiamo ancora qualche minuto di tempo, possiamo diciamo così, preparare quello che sarà il contenuto della lezione seguente, il contenuto principale della lezione seguente, e così diciamo ho modo di ricordare delle cose che già, di cui già ci siamo occupati, ma che è, su cui ci siamo soffermati troppo poco. Dunque, ricordo che quando abbiamo studiato i limiti, abbiamo dato dei teoremi che riguardano eh, il, teorema, il limite della somma di due funzioni, il limite del, del prodotto, il limite del quoziente e abbiamo fatto certe ipotesi, per esempio per quanto riguarda il quoziente, abbiamo supposto che la funzione denominatore non solo sia diversa da 0, ma tenda a un limite diverso da 0. Così come per quanto riguarda la somma, somma o differenza, somma in senso algebrico, eh, abbiamo detto che, abbiamo supposto che i limiti esistano entrambi, ma siano finiti. Che so, se io ho un'espressione di questo tipo, f di x meno g di x, no? facciamo il limite per x che tende a qualche cosa, non so, per x che tende a x con 0, o per x che tende a più infinito o meno infinito, non importa. Se io sapessi che f di x tende a più infinito e g di x tende a meno infinito, allora formalmente scriverei che questo è un limite della forma infinito-meno infinito. Così, è una scrittura puramente simbolica. Cosa dico? Che il limite della differenza è 0? No, certamente no, questo sarebbe molto ingenuo, infinito non è un numero. Che so, se f di x fosse x quadro e g di x fosse x, cosa dico? Che la differenza x quadro meno x quando x tende a più infinito tende a zero? Ma certamente no, perché questa funzione si lascia scrivere subito come x che moltiplica x meno 1 e ben si vede che questo tende a più infinito, questo, tende a, questo fattore tende a più infinito, il prodotto tende a più infinito. Quindi diciamo, non cadiamo in queste ingenuità di pensare che infinito meno infinito sia 0. Noi abbiamo visto limiti della forma 0 su 0, cosa vuol dire? Limiti di un quoziente in cui tanto il numeratore quanto il denominatore tendono a 0. E cosa diciamo che il limite di una funzione 0 su 0 tende a 1? Ma in un qualche caso particolare, questo è vero, noi abbiamo studiato il limite cosiddetto notevole, se di x su x, è il limite per x che tende a 0, abbiamo visto che in questo caso questo limite è effettivamente 1, ma diciamo non certo per, per il semplice fatto che tanto il numeratore e il denominatore tendono a 0. Si pensi a questo, noi abbiamo calcolato tante derivate, Ora, che cos'è la derivata? Beh, l'abbiamo detto infinite volte, è il limite del rapporto incrementale. Proviamo un po' a pensare, il rapporto incrementale non è forse un limite del tipo 0 su 0 tutte le volte che la f è continua? Ma certamente il denominatore tende a 0, il numeratore tende a 0. Abbiamo forse dimostrato che tutte le funzioni hanno derivato uguale a 1, ma certamente no, questa sarebbe una sciocchezza veramente considerevole. Quindi diciamo dei limiti del tipo 0 su 0, ne abbiamo considerati tanti. E abbiamo visto che i risultati possono essere vari, possiamo avere un limite nullo, un limite non nullo, possiamo non avere alcun limite. Possiamo avere una funzione come si dice irregolare o qualcuno dice anche oscillante, indeterminata. Cosa vuol dire questo discorso? Limiti di questo tipo come 0 su 0, infinito meno infinito, 0 per infinito, cosa vorrebbe dire una funzione che tende a 0 moltiplicata per una funzione che tende all'infinito? Tutti questi limiti sono delle forme cosiddette di indecisione, qualcuno dice anche forme indeterminate, ma attenzione, quando diciamo forme di indecisione non vogliamo dire che, che limiti di questo tipo non esistono, abbiamo visto infiniti esempi in cui questi limiti esistono. Vogliamo semplicemente dire che l'informazione di cui noi disponiamo è insufficiente a determinare se il limite esisto o non esista e ove esista qual è il suo valore. Diciamo così, dire che il numeratore tende a zero e il denominatore tende a zero non, non è sufficiente per decidere il comportamento al limite di questo rapporto. Siamo in presenza di una forma di indecisione, forma indeterminata. Se mm -hmm. i miei ascoltatori vanno a guardare nel capitolo sui limiti, troveranno delle tabelle diciamo così, che riassumono in qualche modo i, i teoremi sul limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente e anche limite dell'esponente. Le tabelle sono un po' troppo complesse per essere mostrate a monitor, non, non si riesce per ragioni di insufficiente definizione del monitor. Io invito molto caldamente i miei ascoltatori a esaminare attentamente quelle tabelle, ebbene si troverà che in, in certi riquadri della tabella ci sono dei punti di domanda, dei punti interrogativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che le situazioni eh, per esempio nel, se faccio il limite del prodotto, se un fattore tende a zero e l'altro tende all'infinito, non posso dire a priori come si comporterà questo prodotto, è una specie di braccio di ferro, una funzione eh, come dire, tira verso zero, l'altra tira verso l'infinito, non posso dire chi vince in questo braccio di ferro, dipende da come eh, va a zero il fattore che tende a zero e da come va all'infinito il fattore che va all'infinito. È abbastanza facile fare esempi in cui come dire, vince l'uno oppure vince l'altro. Dicevo, in queste tabelle, in coincidenza delle situazioni che rappresentano delle forme di indecisione, come anche si dice forme determinate, sono stati piazzati dei punti interrogativi. Come dire, l'informazione che si possiede sulle due funzioni componenti FG non è sufficiente per poter trarre alcuna conclusione. Bene, il caso più, come dire, più, più, più semplice, in un certo senso, e anche più frequente, è proprio il caso dei limiti del tipo 0 su 0. Noi ci prestiamo a dimostrare un teorema che va sotto il nome di teorema di l'Hôpital, diciamo subito chi era questo l'Hôpital, può essere scritto così, l'Hôpital con la O con l'accento circonflesso, come si può anche scrivere con la S, come spesso si fa, l'hôpital diciamo. Quando l'Hôpital era, era un matematico, potremmo dire, dilettante, è un nobile francese, Guy François Marchese dell'Hôpital, quale bunta sua diremmo, si dilettava di matematica ed era legato, era in qualche modo discepolo, allievo di Bernoulli, ma non Jacob Bernoulli, quello che abbiamo già incontrato più volte a proposito della disuguaglianza di Bernoulli, ma il fratello minore Johann Bernoulli, che era anche su insegna matematico, insieme al fratello, era in qualche modo, diciamo così, continuatore dell'opera di Leibniz. L'Opital pubblica un libro dove riporta questi due teoremi, questi te, questo o questi due, a seconda di come vengono formulati, teoremi che oggi portano il suo nome, teoremi che con ogni verosimiglianza sono dovuti a, a Johann Bernoulli stesso. Questi teoremi, come vedremo nella prossima lezione, forniscono delle condizioni sufficienti, non necessarie, affinché un limite del tipo f di x diviso g di x sia calcolato, esista finito o infinito, nell'ipotesi ripeto in cui F e G sono entrambe funzioni, come si dice, infinitesime, cioè funzioni convergenti a zero. Di questo ci occuperemo nella prossima lezione.